In Libano, di fronte a una catastrofe umanitaria, la gente di Beirut si sta unendo. Qui cristiani, musulmani e altri si sono uniti per fornire cibo a coloro che cercano rifugio dal sud. La Masbak Al-Khel Community Kitchen è stata istituita per fornire cibo alle persone in seguito all'esplosione del porto di Beirut nel 2020, aiutando coloro le cui case erano state distrutte. Ha ampliato le sue operazioni il 29 settembre di quest'anno, subito dopo che Israele ha iniziato a bombardare la capitale libanese. I pasti vengono preparati qui, principalmente da volontari, e poi distribuiti in tutta la città ai rifugi che ospitano gli sfollati. La Russian House di Beirut ha inviato una squadra di volontari per aiutare negli sforzi. Abbiamo visto un annuncio che cercavano volontari per cucinare pasti per gli sfollati. Ci siamo riuniti come volontari dell'organizzazione Russian House e siamo venuti per aiutare a cucinare questi pasti. Siamo tutti persone. Possiamo trovarci in una situazione difficile a un certo punto e sarebbe bello sapere che ci sono persone che potrebbero venire in tuo aiuto. Oggi la situazione è molto difficile, cambia ogni giorno. Non si può mai essere sicuri del futuro, del domani, se tutto sarà calmo. Per la gente del posto, per i libanesi, questa assistenza che la Russia sta fornendo è molto importante. I volontari del progetto preparano circa 4.500 pasti al giorno, con gran parte del cibo fresco donato, ma l'organizzazione paga extra per integrare le scorte. I fondi sono alti e con più persone in fuga dal Libano meridionale il servizio è sotto pressione, lanciando appelli per fondi extra. Natasha Ritz è del Libano meridionale e ha spiegato perché il progetto è così importante. Noi libanesi abbiamo attraversato momenti difficili. Abbiamo portato un sacco di fardelli. Da quando è iniziata questa crisi fino ad ora non abbiamo dormito. Ci svegliamo molto presto la mattina e siamo stanchi durante il giorno. Questo è davvero un duro lavoro. Non è facile, ma ci stiamo tutti dimenticando della stanchezza per aiutare. La Russian House di Beirut invierà volontari per aiutare a tenere in funzione la cucina. È la prima volta che fanno volontariato qui, ma offrono un supporto fondamentale alle organizzazioni di Beirut. Siamo molto felici di aiutare le famiglie che non hanno una casa famiglia oggi. E la Russian House, due volte, realizza un grande programma per i bambini rifugiati nelle scuole e nelle università, dove vivono 1.000 persone. Ed era un programma per bambini, psicologi, per farli stare tranquilli, disegnare con loro e per parlare con loro. Cose come questa possono essere viste in tutta la capitale libanese Beirut. Un esercito di volontari che fornisce cibo a coloro che cercano riparo dai bombardamenti israeliani nel sud. Le Nazioni Unite stanno lanciando l'allarme per una catastrofe umanitaria. 1,2 milioni di persone sfollate. Il Libano non ha un governo funzionante e si teme una carenza di cibo, aiuti e medicine.